Un poliambulatorio per Città Reale, questo nuovo progetto che parte dalla Toscana per contribuire alla ricostruzione del comune reatino, a circa 20 chilometri da Amatrice, gravemente danneggiato dai terremoti che di recente hanno scosso il centro Italia. Il progetto è nato da un'idea della Croce Viola di Sesto Fiorentino e dell'Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Calenzano e ha subito trovato l'adesione di Unicoop Firenze. L'intervento è stato possibile grazie, diciamo, anche alle risorse della Laurelva, ma soprattutto alle numerose donazioni che i nostri soci hanno fatto nei supermercati Coop da agosto fino ad oggi. Per noi è un elemento di soddisfazione, oltre quello di ringraziare i nostri soci, ma anche quello di dire in questo momento dove le emergenze sono sempre più purtroppo stringenti, le risorse che riusciamo a ottenere dalle persone che fanno donazioni devono essere allocate subito. Sembra scontato un ambulatorio, in realtà noi ne avevamo due e sono stati dichiarati inagibili dopo il terremoto. Quindi avere una sala d'attesa con un ambulatorio per il medico è per noi fondamentale. Ad oggi il medico sta visitando in un container, che tra l'altro è quello del sottoscritto, insomma è quello che usa momentaneamente il sindaco, e la sala d'attesa purtroppo è all'aperto, perché ovviamente non abbiamo altri spazi. Ricordiamoci che siamo sempre a 1000 metri e quindi siamo a marzo, fa ancora molto freddo. Il progetto prevede un fabbricato a un piano di circa 70 metri quadrati, con un ambulatorio per il medico di base, una sala d'attesa e un monolocale ad uso abitativo per un costo totale di 93.000 euro. Di questi 78.000 sono già stati resi disponibili dai partner del progetto, che si sono impegnati di raccogliere i restanti 15.000 nell'arco delle prossime settimane. Il sisma ha ovviamente compromesso buona parte delle strutture che fornivano servizi alla comunità, in particolar modo strutture che fornivano servizi di tipo sanitario e quindi l'esigenza nell'area dove verrà ricostruito tutta una serie di servizi per la popolazione di realizzare un ambulatorio che permetta la continuità assistenziale a tutta la popolazione di quella comunità.